Ciao a tutti, io sono The Wizard of Photos 19 e oggi parlerò di come installare Photogallery di Windows Vista in italiano in Windows 10 e 11. Galleria Foto consentiva di visualizzare, modificare e sfogliare le proprie immagini in modo semplice e veloce. In Windows 7 è stato sostituito con il visualizzatore foto, che consente solo di visualizzare le immagini. Questo perché Microsoft aveva rilasciato al tempo Windows Live, con dei nuovi raccolta foto e Movie Maker. Per installare il programma devi seguire questa procedura. Crea un nuovo punto di ripristino. Apri il pannello di controllo, vai in Ripristino e clicca su Configura ripristino di sistema. E poi premi il pulsante Crea e attendi qualche minuto. Se vorrai annullare tutte le modifiche, dovrai cliccare su Apri ripristino configurazione di Windows e selezionare il punto di ripristino appena creato. Prima di continuare devi riavviare, perché il ripristino di sistema ha ancora in uso i file dell'unità. Scarica l'archivio zip nella lingua desiderata dalla descrizione del video ed estrai il suo contenuto nell'unità C. Apri lo script Setup IT come amministratore e attendi finché non apparirà la scritta «Premi un tasto per chiudere il prompt dei comandi». Apri un'immagine qualsiasi usando Photogallery, che si trova in C, Programmi, Windows Photo Viewer. Una volta aperto il programma, in alto, c'è il menu con le seguenti voci: File, Correggi, Informazioni, Stampa, Posta elettronica, Masterizza e Apri con. Se si clicca su Correggi si potrà modificare l'immagine con alcune basilari funzioni. Regola automaticamente, regola esposizione, regola colore, ritaglia immagine e correggi occhi rossi. In basso a destra ci sono i pulsanti di annulla e ripeti. Purtroppo, se si tenta di aprire Galleria Foto direttamente, questo restituirà un errore, perché è possibile usarlo unicamente per visualizzare e modificare le foto. Lo so che può essere un limite, ma devo ricordare che è pur sempre un vecchio programma del 2007. Inoltre, devo precisare che non sono io l'autore di questo grande ritorno, bensì uno sviluppatore di cui lascio il video originale e il relativo canale in descrizione, e che ringrazio. Invece io mi sono occupato di creare un nuovo setup più user-friendly, più coerente e soprattutto in italiano. Nei file di installazione poi ho aggiunto la cartella ITIT per avere Photogallery in italiano, visto che nei file originali erano presenti solo l'inglese e il portoghese. In più ho creato l'eseguibile Ripristina File per ripristinare i file presenti nella cartella originale. Questi si trovano nella cartella Windows Photo Viewer Backup, che è stata creata al momento dell'installazione. Prima di eseguirlo, devi fare un riavvio del sistema, in caso Galleria Foto sia ancora in esecuzione in background. Durante l'installazione aggiunge anche varie voci al registro di sistema, quindi in caso si vogliano annullare tutte le modifiche, si dovrà per forza sfruttare il punto di ripristino. Per chi si domandasse se è installabile Windows 7 8.1, la risposta è assolutamente no.
L'ho testato su entrambi. Il Windows 7 non apre nulla, mentre il Windows 8.1 mostra un errore e non apre nulla. In generale consiglio di usare altri gestori di immagini, come l'app Foto presente in Windows 10 e 11, che è costantemente aggiornata e supportata da Microsoft, oppure il vecchio raccolta foto di cui avevo fatto un video tempo fa. Fatemi sapere nei commenti quale altro vecchio programma di Windows vorreste e quale gestore di immagini usate. Mettete mi piace, condividete il video e iscrivetevi al canale. Ciao!